Ragazzi, eccoci pronti. C'è anche Pupi, ovviamente, ad osservare il tutto. Sto preparando gli involtini fit con cui faremo il video io e Dario mukbang. E allora vi faccio vedere come li faccio. Questi servono proprio questi fogli di carta di riso che però potete trovare in qualsiasi supermercato. Io li compro ad esempio all'Auchan, alla Coop, un po' ovunque, sono fatti di riso. E praticamente si possono fare questi roll spring roll per involtini primavera. Lui dice però si possono fare questi roll freddi. Io metto salmone, le varie verdurine. Queste qua sono zucchine che ho tagliato con questo aggeggino. Questi sono i noodles di riso, sempre spaghetti di riso che compro sempre al supermercato. In alternativa anche quelli di soia vanno bene. Poi l'insalata, il cetriolo, un po' di menta. Queste sono altre sempre verdurine. E questo qua che è il formaggio light, questo fit. Quindi questi sono degli involtini fit che potete fare. Ad esempio, invece del salmone potreste mettere il pollo, potreste mettere i gamberi. Spesso li faccio, i gamberi sono buoni. Potete mettere, se siete vegan, ad esempio il tofu, che anche vengono buoni. Io spesso vario fra questi ingredienti. Adesso li faccio. Volevo appunto farvi vedere come li faccio, così oltre a mukbang in sé per sé, vi davo anche uno spunto per una ricetta fit. Mettetemi un bel like se vi piace, che vi faccio vedere anche come preparo la ricetta prima del mukbang in sé per sé. Così farò sempre così. Tanti like, così vi farò sempre scoprire nuove ricettine. Siamo, ok ragazze, come potete vedere ho bagnato il foglio di carta di riso sotto l'acqua che è diventato morbido. Ho aggiunto l'insalata, un po' del formaggio spalmabile, il salmone, le verdurine, la julienne, i noodles, il cetriolo e un po' di mentuccia. Adesso vado ad avvolgere. Allora, ragazzi, ho messo anche un po' di spezie, come potete vedere. Vi faccio vedere, ecco qua il mio involtino, vedete il primo che ho fatto. Quando l'andate ad avvolgere, innanzitutto non mettete tanta roba e mettetela così, no? Un po' che copre tutta la superficie. Allora, adesso con una mano non ci riesco, non voglio prendere il cavalletto, mi scuccio. Arrotolate prima un po', tenendo stretto stretto, poi dopo i due lembi. E poi, ragazze, quello che cercavo di dirvi era questo: arrotolate prima un po', poi chiudete i due lembi e poi dopo lo chiudete del tutto. Non mettete tanta roba, se no si spacca. Ragazzi, siamo prontissimi. Pensate che è mezzanotte, noi siamo tornati dalla palestra, siamo distrutti, ma facciamo comunque questo video in cui risponderemo alle vostre domande, curiosità e stranezze che ci avete chiesto di fare su Instagram. Il rossetto fantastico che indosso, già so che me lo chiederete, è un rossetto a lunga durata, stupendo, rosso. Vi metto il link nel box informazione, si chiama Rouge Mon Amour, lo trovate su Caritas Shop. E abbiamo rifornito anche le collane, questa è la Summer Vibes e questa è la 5 Stelle, a me piace indossarle insieme. Amore, iniziamo! Vi faccio vedere, ragazze. Allora, questi sono gli involtini, queste sono le salsine che ho preparato, gnammi. Questo un altro po' di tonno, verdurine, noodles avanzate e l'insalata, e adesso mangiamo. Ciao ragazze! Ciao ragazzi! ragazzi! Ciao a tutta la nostra meravigliosa family YouTube! Ciao Benvenuti ragazzi! su questo nuovo video Video mukbang! mukbang! Ma non solo, mi piace sta cosa che vi ho fatto vedere anche una ricettina fit, così vi do Particolare. anche un po' di contenuti o un consiglio. Adesso ci facciamo una bella chiacchiera assieme, anche se è tardi. Mio amore è stanco, ma fa questo video per me, vero amore? Sì. Per farmi compagnia. Video e mangio. Amore, ci hanno fatto un sacco di domande su Prego, prego, Instagram, prego, grazie ragazzi ragazzi. Ancora una volta, non perché vi mi affollate. seguite in tantissimi su Instagram e siete molto molto attivi, quindi vi ringrazio perché mi avete fatto un sacco di domande, ci avete chiesto un sacco di cose pazze, cosa ci fate fare ragazze, cose assurde. Iniziamo subito e mangiamo i nostri involtini, amore, sono troppo invitanti, ragazze, fateli stare qualche oretta in frigo, così si diventano più compatti e più buoni. Divisione, involtini sono enormi. 3, quanti ne vedi? Sembra quattro. 4 involtini È ciascuno. caduto Guardate come sono belli. uno. Sì, ne ho fatto salsa di soia, limone. E vabbè, ve le scrivo, facciamo così, ve le scrivo nel box info, vi Nel scrivo box, come gli ingredienti e le salsine.
E questo lo dividiamo, dividiamolo qua amore. Dividi tu, metti qua così ci mangiamo vicino. Nel frattempo inizio a leggere le vostre domande e curiosità. Lasciate già sotto i commenti, domande, richieste per il prossimo video MacBook, così magari li prendiamo da qua. E anche cosa vorreste che mangiassimo nel prossimo video MacBook. E mettete un like al video, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, mettete like, cliccate sulla campanella, fate tutto. Cosa da fare che ci chiede la nostra amica Jo Topi, ci chiede di darci un bel bacio, amore. Ciao Jo Topi. Grazie. Ok, brava. Allora, matrimonio ci chiedono. Allora, fa un video MacMag insieme a Pupi, mettetelo a tavola assieme a voi. Lei sarebbe contenta. Siamo qua al centro, Pupi. Questo l'ho chiesto, lo potevo fare più, ma fa uno scherzo a Dario, gli dici che stasera non si fa più la challenge. Ma povero. Manin, mangiamo una pizza. Sono buoni questi qua, involtini immersi in queste salsine. Adoro ragazzi. La ragazza è proprio malefica, stuzzica Dario. Mangia prima tu e non farlo mangiare. La prossima volta farò così, ma me lo è nemico, ragazze. Me lo faccio proprio nemico. Non si fa così, eh. Allora, ci fanno una domanda tecnica. Possiamo anche fare insomma domande un po' più serie, va bene. Qual è l'alimento secondo te da ridurre in una dieta per perdere peso? Iniziamo e inizio a mangiare l'involtino, lo puccio in una salsina. Mamma mia. Guarda, penso che si sporchi. Dimmi la verità. Mangia con la bocca chiusa. Dentro si sente il croccante delle verdure, i noodles e il salmone. Oh mio Dio, buonissimo. Lo puccio in un'altra salsina. Amore, dobbiamo rispondere. Qual è l'ingrediente, l'alimento da eliminare in una dieta per perdere peso? E tu devi rispondere. Anche tu hai perso tanto peso. Il pane? La pasta? No, la pasta no. I carboidrati? Bisogna limitare. Mangiare, preferire la pasta integrale, i dolci sicuramente, dolci. Ragazzi, mettete il limone. Dolci quelli là raffinati, eh. Acqua e limone, ragazzi, fate acqua e limone. Acqua e limone, eh. E anche i fritti. Anche io direi eliminare proprio del tutto. No, un mese. Cioè, una volta ogni tanto, dolci raffinati. Due mesi eliminati e poi incominciate qualcosa integrale. Sì, esatto. Vi sposerete un giorno? Vedremo sicuramente. Sarete tutti invitati al nostro matrimonio. Ragazzi, dovete provare questi mortini, sono troppo buoni. Vai amore, cioè ti danno soddisfazione, però alla fine sono buonissimi, sono tutte cose sane. Provatele a fare anche con i gamberi. Trucca Dario. Blocchi la fame? Tutte domande tecniche stanno facendo. Allora, un consiglio sicuramente per bloccare la fame, piace tantissimo anche bagnare l'insalata nelle salsine per mangiarla. È questa. Molto spesso quello che dico pure a Dario, ragazze, molto spesso non è fame, ma è anche sete. Non sto scherzando, ma davvero, quando avete quella foga di voler mangiare, provate a bere 2-3 bicchieri d'acqua prima e vedete come vi sentite. Davvero importantissimo. A volte lui per esempio si dimentica di bere per 2-3 ore, è sbagliatissimo. Anche prima dei pasti io bevo sempre un bicchiere d'acqua, molto importante. Cosa pensa la tua famiglia di Dario? Questo ci dobbiamo andare a loro. Diciamolo noi, dai, lo sappiamo cosa pensa. Pensano bene. Cosa pensano bene? Diciamo pure cosa pensano. Sono contenti. No. Cosa pensa tutto il mondo di Dario? Non so perché. Ma lo adorano tutti, non so perché, ma lo adorano tutti. Cioè, non ho mai trovato una persona che non lo adori. Che lui è molto bravo, si fa volere bene. Quindi sì, anche la mia famiglia è molto molto felice
di Dario, vero? L'hanno adorato dal primo momento, ma perché lui ha questo modo di porsi molto fanciullesco, molto genuino, e si capisce subito quando una persona è buona di cuore, glielo leggi negli occhi. Lui è proprio così, è proprio buonissimo, anzi a volte è troppo buono, è vero, io lo richiamo, perché poi mi dà fastidio, io sono sempre la paladina dei buoni, quelli ingenui, e mi dà fastidio quando poi se ne approfittano, perché lui è veramente troppo buono. Solo io mi posso approfittare del mio amore. Sì. Cosa hanno pensato? Cosa hanno pensato la tua famiglia di me? Questa la dico io sta domanda, spero che vi faccia piacere insomma saperlo. Pensate che è una brava ragazza. Bella e brava ragazza. Niente. Anche la famiglia di Dario mi vuole tanto bene, abbiamo uno splendido rapporto. Veramente bello. Bello, bello, bello. Poi mi fanno questa domanda, con la diva del tubo siete ancora amiche? Ma sì, certo. Perché non dovremmo essere? Purtroppo non ci riusciamo a vedere molto spesso perché lei è del nord e quindi... La salutiamo, ciao diva! Ciao diva! Ciao diva! Lei mi fa morire. Io adoro il suo video mukbang. Una ragazza che mi fa tanta tenerezza ne mi ha scritto: ho 34 anni e vengo insultata e bullizzata per il mio peso. Piango molto per questo. Amore, io sto male quando leggo queste cose. Allora, proprio poco tempo fa è successa sta cosa che a me mi ha fatto andare in bestia, che su Instagram hanno scritto, tra me mettere che Dario comunque un ex obeso, ha perso tantissimi chili, hanno detto che una persona grassa non può dimagrire, mi dispiace, è inutile che fai sport, è inutile che mangi sano, perché tanto non puoi dimagrire. Cioè, ma siamo fuori. Non fate buttare giù da nessuno, ragazzi. Ogni volta che vi dicono che non potete fare una cosa e che non è possibile, tu falla, voi fatela ancora di più. Fatela per voi stessi, credeteci sempre, perché ci sarà sempre qualcuno che vi vorrà ostacolare. Sempre qualcuno che vi vorrà buttare giù. Credetemi, ci saranno dei momenti in cui solo voi dovrete credere in voi stessi, perché nessuno lo farà e dovete farlo. A parte il fatto che anche se Dario non dimagrisce, cioè sta bene, non è un problema. Anche la persona, una persona grassa, obesa, cioè se sta bene con se stessa, sti cavoli. Voglio dire, a lui se devo cambiare. Bisogna piacere a se stessi, per la salute, ok. Persone fallite che vogliono giudicare. È bruttissimo buttare giù gli altri e demoralizzarli, non va bene. Che nella vita questi sanno fare, giudicare. Anzi, noi dobbiamo incitare. E poi ho visto tanti prima e dopo di dimagrimento, quindi state tranquilli. E tu? Datti di carica con questa cosa, vuoi dare una carica. Vengo bullizzata per il mio peso, piango molto per questo. E invece tu hai fatto il contrario. La prossima volta che ti viene da piangere, vai a correre. Non fallo, vai a fare una corsa. Oppure vai a fare una passeggiata con un'amica, ma anche con il tuo cane, con non so, con chi. Anche da sola. Credimi, non mollare. Se vuoi migliorare, vuoi dimagrire, inizia, perché non sai quante persone sono dimagrite, hanno perso chili e chili e chili. Credimi, non buttarti giù, non dare la vita a queste persone che ti offendono e praticamente sono soltanto cattive. Più ti offendono e più ti devono dare carica. Il peso è soltanto un numero.
Chiunque può essere bello, può meritare amore, a prescindere dal suo peso. Tu e Dario convivete? No, ma sapete mangiare come ne vado. Sì, conviviamo, ma sono buonissimi questi imbortini. Conviviamo, conviviamo. Ricordi imbarazzanti della vostra adolescenza? Vabbè, segniamo un velo pietoso. Raccontiamo una cosa. E che cosa ti vende? Io ho sempre fatto un sacco di figuracce, cioè, ma ancora adesso le cadute, cioè ho sempre fatto un sacco di gaffe tremende, oppure tipo per esempio quando il ragazzo che ti piace viene a sapere che ti piace, tu ti vergogni, si va di qua, vero? Sì, questa sì. Questa è bella, parlate tra di voi come se fosse il primo appuntamento. Ok, primo appuntamento a casa mia? No, sì. Vabbè. Ok. Cioè, finire stiamo al ristorante. Quindi, mi dicevi cosa fai nella vita? Sono un libero professionista. Un libro? Libero professionista. Ah, ho capito. Tu cosa fai? Io faccio la youtuber. Cioè? Cioè faccio dei video e delle persone che guardano i miei video. Adesso vado a vedere un video tuo allora. Va bene. Vabbè, ci sono qua davanti, scusa, sono qua davanti a te. Poi, che ti piace fare? Ti piace andare in palestra? Sì, sì, sì. Ah, anche io. Ok. Ok, è fatta. Dove è andata a mangiare il cornetto? In cosa sei laureata? No! Sono laureata in tecniche di laboratorio biomedico. Chi mi segue da più tempo lo sa che ho preso questa laurea appunto in tecniche di laboratorio biomedico, che è una facoltà di medicina e chirurgia. Sushi o pizza, te pesca o limone? Sushi e poi il giorno dopo pizza e te pesca rigorosamente. Dice anche Pupi. Qual è stato uno dei momenti più belli della vostra vita prima di incontrarvi? Siete troppo carini e simpatici. Grazie Simona. Ciao, ti mando Simona. Un bacio grande. Cioè, guardate che Dario ha già finito, no vabbè. E tu entri e leggi, io mangio. Amore, qual è stato il momento più bello della nostra vita prima di incontrarci? Dillo prima tu. Buonissimo. Il momento più bello della mia vita è incontrare te. Prima di incontrare me. Non c'era. E dai, amore. Ah sì. Quando hai preso la patente. Un momento bellissimo. Che è stata la cosa. Ah, adesso ho la mia macchina personale e vado dove voglio. Questa sì. A me. Eccola. Uno dei momenti più belli della mia vita è quando ho trovato Pupi. E l'ho portato da casa. È stato bellissimo. Perché ho capito che. Perché sto parlando di lei. Perché ho capito che questa. Perché ho capito che lei era il mio cane. Andavo, mi guardava, mi si accoccolava su di me. Bellissimo, è stato un momento che non dimenticherò mai. Poi ho portato qua a casa e lei faceva la pazza, era felicissima. Troppo bello. Pensare a un corso da fare insieme, intendo dire tipo un corso di, oltre alla palestra, un corso di inglese, un corso di kung fu. Sì, io vorrei fare un corso di balli latini. No, io corso di tennis. No, ma già fa suo tennis, pure io al tennis. Anche insieme tu a me. No, non piace a me, ci piace. A me sì, ma lo faresti per me, scusa. No. No, amore. E io gioco a tennis. Balliamo balli latini. Vabbè, mo vediamo. Ok, grazie amore.
Quali sono le vostre canzoni preferite? Ecco, ti amo, ti amo e ti amo. Questa qua è bella, questa qua. Grazie, è dedicata a me? Sì, dedicata al mio amore. Sei felice della tua vita o cambieresti qualcosa? No, sono felice. Io però qualcosa cambierei. Cosa? Beh, qualcosa cambierei. Cosa? Vorrei delle cose che non ho ancora, no? Ah, per il momento no. Però se tornassi indietro no, non cambierei nulla. Vorresti un maschio, una femmina, vorresti prendere un altro cane? Mi saluti, mi chiamo Martina. Ciao Martina! Ciao Martina! Allora, vorresti un maschio o una femmina come bambino? Non è che vorresti, quello che diciamolo arriva. Insieme. Uno, due, tre. Maschio! Anche io voglio un maschio. Pure le vuole un maschio. Ah, sì. Però vabbè, quello che arriva arriva, però è più maschio. Importante che bel bambino. Che sano. Invece c'è Pupi qua. Un altro cane? Sì. Infatti ci stavo pensando, gli diamo questa notizia. Bel maschietto ci stiamo. Vorremmo prendere un altro cane, però... Però per il momento no. Se ci capita, sì. Per il momento no. Ci piacerebbe una compagnia per Pupi, però ci affidiamo al destino, no? Sì. Pupi, trova un cane. Davide dei bacini sulla guancia. Tanto questo non manca. Ti seguo da anni ormai, grazie a te ho scoperto il piacere di mangiare sano e di amarmi. Grazie Arianna, che bella cosa. Ciao Arianna. Ti mando un bacio grande. Qua c'è anche tu, vieni, vieni. Avete mai pensato al matrimonio? Sarebbe bellissimo, sì. Vogliamo più video con te, ne farò altri. Vi trovate ad allenarvi insieme? Sì, perché comunque uno fa un allenamento e uno fa un altro. Sì, però comunque capita pure, se dobbiamo andare... separatamente ci andiamo, sì. Però è bello allenarsi insieme, però non è che siamo proprio sempre appiccicati, no. Eh? Uno fa una cosa e uno fa un'altra, anche se noi io e Dario condividiamo il lavoro, la palestra, però non stiamo tantissimo insieme, quindi no. Non ci stufiamo, no. Vero? No, non ci stufiamo mai. La tua paura più grande è quella di Dario. Mi sei sempre detto l'altra volta. Già l'abbiamo detto? Sì. Dove andate in viaggio di nozze? Ci avete mai pensato? Questa è bella. No, non ancora. Ancora dobbiamo pensare. Però... ancora forse c'è una bella crociera. Una bella crociera? Io una meta ce l'avrei per un viaggio di nozze. Allora, ho la crociera. O... le Maldive. Le Caraibi. No, oppure da Polinesia. Bellissimo. Stupendo, ho visto delle foto, raga. Volete sapere nei commenti voi dove siete andati, se vi siete spostati. Qual è stato il vostro viaggio di nozze più bello? Se dovessi vivere in un posto dove non c'è cibo, cosa fareste? Oh mio Dio. Senza cibo. Vabbè, lo vado a cercare. Scusate, si muore senza cibo. Qualcosa ci deve sempre stare. Senza cibo non si può stare, è possibile. Tutta la vita senza cibo. Ragazzi, ma come sono buoni in un dorso, cioè? Sugli alberi, la frutta, il cocco. Oppure andiamo a pescare. A pescare, sicuramente. A me piacerebbe tantissimo di andare all'Isola delle Famose, queste cose. All'Isola ma delle Famose. No, all'Isola delle Famose. Ma non per partecipare al programma. Per provare questa sfida di vivere senza cellulare, senza tecnologia. Ok. Questa è bella. Bella sfida per te. Sì, mi piacerebbe mettermi alla prova. Sono sicura che mi arricchirebbe. Comincia a fare con la mano così. Fa finta che ti metti le parole in mano. No, perché comunque a volte si sta bene senza il cellulare, diciamo la verità. Questa è bella. Cioè, sta più tutto. L'altro mi ha scritto una ragazza, sto Carlita, io voglio andare, devo andare a Zanzibar.
Mi ha scritto: Carlita, ma quando sei andata a Zanzibar come hai fatto con la connessione? Non avevo connessione. Era poca connessione, non era poca, perché ti danno poca e poi nel villaggio. E non funziona, cioè non pensate che come qua non funziona. Cioè un'oretta nell'hotel la sera, ma non funzionava nulla. Comunque se devi andare a Zanzibar, portati pochi panni, pochi portati vestiti, costumi. E poi lei mi ha chiesto: ma come hai fatto con il cellulare per le chiamate? Non ho chiamato. Se andate in questi posti dell'Africa, dimenticatevi cellulare, connessione, telefonate, perché guardatevi zero. L'Africa, ragazzi, non usate telefoni, si vive soltanto, cioè non c'è nulla. Quindi ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto, ci siamo fatti una bellissima chiacchiera insieme, vi ho fatto vedere anche la ricetta degli involtini fit, rifateli, e se li rifate venite qua sotto, commentate, fatemi sapere come sono e seguite su Instagram, taggatemi nella foto se li fate, così vi riposto e vi vengo a commentare. Vi mando un bacio grandissimo, tanti like al video, like, perché ragazzi, è mezzanotte e ci rimeritiamo. Ciao ragazzi, ciao. Buonanotte. Ciao, buonanotte, ciao ciao, ciao. Noi ci mangiamo il gelato.